Gandellino oltre 200.000 euro di danni per il maltempo di una settimana fa. Nel frattempo, grazie al lavoro di tecnici, operai e volontari, riapre la pista ciclabile. Nessuna protesta a Valbondione per la chiusura dello sportello di Intesa San Paolo. La sindaca sceglie un'altra strada e chiede aiuto in Germania, oltre a invitare i cittadini a sostenere chi rimane sul territorio. Dal comune di Castione benemerenza civica per Vincenzo Mollica, villeggiante in paese da oltre 40 anni, il riconoscimento per aver dato lustro al territorio. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Apriamo questa edizione con la cronaca. Soccorsi in azione a Cerete per un incidente stradale che si è verificato intorno alle 13 di oggi in via Lentino lungo la provinciale 57, la strada che sale dalla statale della Val Borlezza verso la parte alta del paese. Sembra che un uomo di 63 anni sia caduto mentre percorreva la strada in sella a una moto. Per i soccorsi la REU ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Lovere. Continua l'opera di salvaguardia del rischio acquatico dei vigili del fuoco del comando di Brescia sul lago d'Iseo. Nella serata di giovedì la sala operativa è stata allertata per dare soccorso a un'imbarcazione nelle acque di Montisola. La barca, per un problema allo scafo, risultava semiaffondata e metteva a rischio, vista la posizione e l'attracco del traghetto che fa spola sull'isola dal porto di Sulzano. Si rischiava di compromettere lo sbarco di migliaia di turisti, inoltre c'era il pericolo di uno sversamento di carburante nelle acque del lago. Le squadre intervenute hanno messo in sicurezza l'imbarcazione con tempestività, evitando conseguenze pericolose. Cambiamo argomento, ammontano a più di 200.000 euro i danni causati dal maltempo di una settimana fa a Gandellino. Nel frattempo, grazie al lavoro di tecnici, operai e volontari, il comune è riuscito a riaprire il tratto di pista ciclabile tra il capoluogo e Gromo San Marino. Ne abbiamo parlato con la sindaca Flora Fiorina. Il maltempo di sabato notte ha causato danni e disagi anche a Gandellino, però a distanza di meno di una settimana siete già riusciti a risolvere uno dei problemi, che è quello della pista ciclabile. I problemi effettivamente che si sono creati sul territorio di notevole importanza erano la possibilità di collegare la frazione dei Tezzi, la strada era tutta completamente interrotta, una strada agrosilvo pastorale che porta in Alpi, che dove praticamente abbiamo degli alpeggiatori con degli animali, che doveva essere poi data la possibilità di rifornirli, e la pista ciclabile che collega Gromo e Valbondione. Il tratto che riguarda Gandellino, che va praticamente da Pesa fino quasi al confine con Valbondione, era l'unico tratto in questo periodo percorribile con una certa facilità, visto che nelle altre zone si stanno svolgendo dei lavori per altri interventi. Purtroppo la pista ciclabile era letteralmente distrutta. Letteralmente distrutta dalla caduta di alberi, le recinzioni che garantivano la sicurezza del percorso abbattute, e di conseguenza eravamo stati costretti a chiuderle. Dopo aver attivato la viabilità che collega Gandellino con la località Tezzi, abbiamo deciso di investire non solo risorse economiche, ma soprattutto risorse umane sulla pista ciclabile. Questo perché siamo in piena stagione turistica e la pista è veramente molto utilizzata sia dai pedoni che dai ciclisti. Sono stati messi all'opera i nostri operai, le nostre ditte, personale del consorzio, volontari, tutte persone che
in 6 giorni, lavorando anche mercoledì e martedì sotto l'acqua, e ci tengo a dirlo perché mercoledì diluviava e Cianontoglie hanno continuato a lavorare per mettere in sicurezza, hanno permesso oggi di riaprire la pista ciclabile. Io devo ringraziare tutte queste persone, perché veramente vuol dire, collaborare insieme, perché un territorio come il nostro non muoia anche di fronte a dei disastri di questo tipo. La pista ciclabile è perfettamente percorribile adesso dai pedoni e dai ciclisti. Purtroppo non posso aprirla per il transito pesante, e questo perché il fiume che si è ingrossato ha eroso ulteriormente un'area che è un'area che ci crea dei problemi e per la quale bisognerà fare una valutazione particolare, se addirittura sostituire questo tragitto trovando una strada alternativa, oppure trovare delle risorse veramente ingenti per metterla in sicurezza. Ciò non toglie però che la maggior parte delle persone che vogliono transitare, vogliono godere lo spettacolo della Valle Sedonia in questi giorni in piena, ma con il ponte sicuro, vogliono farsi tutto il percorso sul territorio di Gandellino, lo possono fare in assoluta sicurezza. Avete fatto una stima dei danni causati, sul territorio comunale dal maltempo? Allora, fino all'altro giorno avevamo quantificato i danni in circa 200.000 euro. Dai sopralluoghi che abbiamo fatto sembra addirittura che i danni siano maggiori. Continuiamo a parlare di danni da maltempo, anche se di ben altra entità, quelli che hanno colpito la Germania, in particolare la zona di Adenau, comune gemellato con Castione della Presolana. Sono infatti partiti gli aiuti destinati alla comunità tedesca. Com'è stata la risposta della popolazione di Castione della Presolana all'appello per aiutare Adenau e la zona di Adenau? La risposta è stata decisamente bella, nel senso che la gente subito ha risposto, ha direttamente fatto dei bonifici sul conto corrente del Rotary di Adenau, che è incaricato dal comune di seguire gli aiuti alle famiglie che avevano bisogno. Abbiamo raccolto alcune decine di migliaia di euro. Poi il sindaco di Adenau ci ha chiesto la possibilità di avere dei deumidificatori per risanare le case. Abbiamo usato una parte di quei soldi raccolti soprattutto dalla parrocchia in questo caso. Il corpo volontari porta deumidificatori per circa 5.000 euro, in modo sono circa 25 deumidificatori che sono stati raccolti con donazioni tra la gente e altri acquistati, le portano per aiutare la gente a risanare le case. Il trasporto viene fatto dal corpo volontari Presolana, si trovano più o meno nella città di Basilea, i tedeschi arriveranno lì e lo porteranno direttamente ad Adenau, e l'aiuto stesso che abbiamo ricevuto l'anno scorso nello stesso luogo dove loro ci hanno donato mascherine e DPI per la popolazione di Castione. Il corpo volontari Presolana in partenza per portare gli aiuti destinati alla comunità di Adenau. Ecco, che cosa ne pensate di questa iniziativa della vicinanza tra Castione e Adenau in questa circostanza? Allora, appena arrivata l'allerta e visto su tutti i telegiornali di quello che stava accadendo, specialmente ad Adenau, il paese gemellato a noi, ci siamo sentiti subito partecipi da voler dare una mano per un semplice motivo, che non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso a marzo-aprile, quando abbiamo avuto veramente bisogno con l'emergenza Covid, i primi a farsi avanti sono proprio stati loro che ci hanno fatto vedere l'attaccamento che avevano verso Castione. Ci siamo sentiti ben più che felici da far capofila a questo evento, contattati da Sergio Rossi che mantiene i rapporti con Adenau per il gemellaggio col comune di Castione. Siamo partiti subito nel vedere cosa potevamo fare nel dare una mano, e il sindaco di Adenau ci ha contattato, ci hanno detto che gli servivano questi deumidificatori, nonché, già che parliamo di deumidificatori, vorrei ringraziare la FAIP di Ranica, nonché Giuseppe il titolare, che veramente ci è venuto incontro su questo acquisto di questi deumidificatori
in maniera importante, diciamo così. Non parliamo di cifre, ma parliamo in maniera veramente importante, e voglio proprio ringraziarlo di persona, a nome mio, a nome del sindaco, a nome di tutti, per quello che ha fatto per la nostra associazione. E volevo ringraziare ANPAS Lombardia, ANPAS Nazionale, che è l'ente in cui il Corpo Volontari fa parte, che ci hanno permesso di avere in dotazione anche per questo viaggio una Jeep della colonna mobile regionale, per poter proprio andare a portare questi aiuti. E un ringraziamento forte va veramente anche a ANPAS Lombardia e nonché a Regione Lombardia. Ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi, chiusura in vista per lo sportello di Intesa San Paolo a Valbondione. La sindaca Romina Riccardi ha chiesto aiuto anche in Germania per avere la filiale di una banca in paese. Sentiamo cosa ci ha detto. La notizia non è una sorpresa. Già 2 anni fa, nel 2019, la filiale di Valbondione rischiava la chiusura e siamo riusciti a tenerla aperta come sportello sotto la filiale di Gromo. Ad oggi arriva la notizia della chiusura definitiva sia dello sportello che della filiale di Gromo. Abbiamo voluto incontrare i dirigenti di Intesa San Paolo per capire le motivazioni e per capire cosa potevamo chiedere loro. Le motivazioni sono ancora le stesse e non abbiamo potuto far altro che chiedere di lasciare almeno il bancomat. Per quanto riguarda questo argomento, che è comunque strettamente legato alla mancanza dei servizi in paese e un paese di montagna, io e il mio gruppo abbiamo fatto questa considerazione. Scrivere lettere di protesta o manifestare anche in piazza, come ci è stato richiesto anche dai cittadini, lo abbiamo ritenuto ad oggi umiliante, perché anche per la questione del dottore, anche per la questione delle scuole, è un continuo scrivere agli enti interessati o ai nostri politici rappresentando i disagi che vive la montagna. Ma non si è mai concluso nulla. La situazione ce l'hanno bene al corrente. L'unica iniziativa è quella di fare una legge per e della montagna affinché ci tuteli a prescindere. Quello che possiamo fare noi sindaci, e lo abbiamo dimostrato sia per la scuola che per il medico di famiglia, è quello di rimboccarsi le maniche. Quindi di non lottare più contro i mulini a vento, perché se la banca, che è una società privata, vuole chiudere, non c'è nulla da fare. Rimboccarsi le maniche e capire come fare per sostituire questo servizio. Quindi ad oggi posso dire che io e la mia collega di Gromo abbiamo già preso contatti per capire se altri filiali possano o vogliano aprire, secondo le condizioni che ci sono in paese, una nuova filiale. Tanto più ho scritto anche agli amici di Ludwigsburg che l'ultima volta sono arrivati con il direttore della banca Cassa e Risparmio di Ludwigsburg per chiedere loro di aprire una filiale. Quindi abbiamo guardato anche oltre confine. Quello che dico io ai miei cittadini è che la protesta migliore in questo caso relativamente al servizio bancario è quella di premiare chi ha scelto di rimanere sul territorio. Facendo così si riesce a potenziare anche il servizio. Abbiamo rinnovato la richiesta a Poste Italiane di aprire un postmat e di aprire il servizio più giorni alla settimana. Chiaramente se la posta vede che il servizio è apprezzato, è potenziato, chiaramente ci viene anche incontro. Quindi l'aiuto che chiedo per riuscire ad addivenire ad un servizio migliore a chi ha scelto di rimanere in paese non deve venire solo dall'amministrazione comunale, ma anche dal cittadino.
Vincenzo Mollica, storico inviato del TG1 che da più di 40 anni frequenta la conca della Presolana per le proprie vacanze, è stato premiato ieri con la benemerenza civica dal comune di Castione della Presolana. Il riconoscimento è stato consegnato dal sindaco Angelo Migliorati durante un incontro con l'autore a Bratto. Vediamo il servizio con l'intervista a Vincenzo Mollica. Conferisce la benemerenza civica a Vincenzo Mollica per avere in tanti anni di soggiorno dato lustro al nostro territorio, essendone cantore appassionato delle sue bellezze. Vincenzo Mollica, 5 anni fa, volle dedicare alla Valle Seriana un inno. Quello che vorrei chiederle è che cosa rappresenta questo territorio per lei. Per me rappresenta un luogo magico, importante, un abbraccio, come dissi allora, lo ripeto oggi, un abbraccio fatto di umanità, di spiritualità, di vita vera vissuta. Io adesso ci vedo pochissimo, vedo poco o niente, anzi più niente che poco, però ho nitida la memoria dei colori della Val Seriana, che erano colori magnifici, sembrava di stare in Canada. Quando c'era l'estate indiana, che c'erano tutti i colori possibili e immaginabili. Per me la Val Seriana, amo le persone della Val Seriana, che hanno un carattere gentile, ti accolgono sempre con un sorriso. Persone che però sanno che cos'è la fatica, il lavoro, persone che non si tirano mai indietro davanti alla solidarietà. Ecco perché quando c'è stato tutto quello che c'è stato un anno e mezzo fa, ho avuto un grande dolore per tutte le persone che ci hanno lasciato, ma che sono qui, su questa terra insieme a noi, e questo mi dà una grande gioia. Ricordiamo da quanti anni viene in Valle Seriana a trascorrere le vacanze e perché? Val Seriana più di 40 anni, sono più di 40 anni, perché io mi sono sposato 44 anni fa, proprio come oggi, e poi con la mia fidanzata di allora, che poi è mia moglie, Rosa Maria, sono sempre venuto in Val Seriana, perché questa serenità, la serenità che mi dà la Val Seriana, per quanto mi riguarda, non la trovo in nessun altro posto del mondo. Ma proprio del mondo dico, non è che dico dell'Italia, del mondo. Alla Gino Paoli potrei continuare a dire tante cose. Senza fine, ecco, un amore senza fine per la Val Seriana. Da oggi la comunità di Villa Donia può vantare la presenza di un centenario in paese. A raggiungere il traguardo, Alberto Fantoni, classe 1921, decano del paese. Alberto Fantoni, prima di andare in pensione, ha lavorato per una vita alla Festi Rasini, è ancora in ottima forma, come si vede dalle foto. Oggi è stato festeggiato dai 2 figli e dai 5 nipoti. Anche l'amministrazione comunale ha voluto far sentire la propria vicinanza in questo giorno di festa. La sindaca Angela Bellini ha raggiunto il neocentenario per augurare a nome di tutta la cittadinanza ancora una lunga vita di serenità. Il 27 gennaio 2020, in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, Alberto Fantoni ha ricevuto dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d'onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Nato il 7 agosto 1921, Alberto Fantoni si trovò a combattere nel 24° battaglione fanteria, venendo schierato sul fronte jugoslavo. Dopo l'8 settembre venne catturato dai tedeschi e deportato in un campo di lavoro in Germania. E a Villa Donia, sotto i portici del municipio, per un giorno è tornata la mostra del fungo e della natura. Siamo andati a vedere. A Villa Donia avete voluto riportare anche quest'anno la mostra del fungo, seppur in forma ridotta. Che cosa si trova qui sotto i portici del municipio? Sì, dopo 43 edizioni nel Palazzetto dello Sport, questa è la seconda edizione mostra sotto i portici, chiamiamola così. Speriamo l'anno prossimo di riprendere ancora presso il Palazzetto dello Sport la mostra tradizionale. Abbiamo esposto circa 200 specie di funghi raccolti nelle nostre vallate, funghi freschi, annata un po' no, perché con tutte le condizioni climatiche avverse, perciò
la grandine ha distrutto praticamente il sottobosco, però grazie ai nostri soci che si sono sguinzagliati delle nostre stupende vallate sono riusciti a reperire un bel po' di specie. Stiamo ancora classificando, determinando ancora diverse specie di funghi, perciò 200 specie sotto i portici è una bella mostra. Che funghi si trovano prevalentemente quest'anno nei nostri boschi? Beh, iniziano, sono un po' in ritardo, ma iniziano a uscire i primi porcini, il boletto Sedulis, però attenzione perché abbiamo in esposizione anche il cortinario Orellanus, speciosissimo, funghi velenosi mortali. Quest'anno manca la manita falloides per fortuna, perché anche quello è un fungo velenoso mortale. Se trovate dei funghi, portateli per la commestibilità all'ATS di Bergamo. Purtroppo la reperibilità micologica è solo a Bergamo, in Borgo Palazzo, però per la determinazione del fungo come nome lo possiamo dare anche noi come gruppo micologico, non possiamo dare la commestibilità. E come sempre non ci sono solo funghi. Sì, oltre ai funghi freschi abbiamo le riproduzioni quasi perfette di Amalia bergamaschi, che se io metto su un piattino i funghi fatti da Amalia si possono tranquillamente confondere con quelli freschi. Poi abbiamo degli intarsi di Elena Carrara di Albino, dei begli intarsi in legno, ha riprodotto anche dei funghi, perciò è anche da vedere, molto bella. E poi delle serografie fatte da Angelo Fraschina, un milanese, però abita prevalentemente agli spiazzi, che ci porta anche molti funghi in esposizione della mostra. E come sempre Adriano Beretta ci porta delle riproduzioni stupende, funghi esotici di tutto il mondo. E a Villadogna anche il vicepresidente dell'Associazione Micologica Presadola Nazionale, perché qui? Siccome conosco Pierino ormai da tantissimi anni, gli ho fatto questa sorpresa di venirla a trovare all'inaugurazione della mostra. Quindi è un legame che ci lega ormai da 20 anni, quindi ci ha sempre supportato e sopportato in tutte le nostre uscite, quindi era un piacere venirla a trovare. Ricordiamo da dove viene, perché c'è anche un gemellaggio a livello micologico tra voi e l'associazione di Villadogna. Sì, praticamente io sono di Urbino e sono anche il presidente del gruppo micologico di Pesaro, AMB di Pesaro. Quindi abbiamo un rapporto anche tra i gruppi, quindi siamo sempre venuti quasi tutti gli anni in primavera a disturbare Pierino, che ci ha supportato in tutte le maniere, quindi è un piacere venirla a trovare. Come sta andando la stagione nelle vostre zone? Da noi purtroppo è un disastro, stiamo venendo da un periodo di siccità che dura ormai da un paio di mesi, con temperature 36-37 gradi, quindi i boschi sono dei deserti proprio. Quindi spero, venendo su qui in Val Seriana, di trovare qualche fungo, perché purtroppo da noi non ce ne sono. Adesso lo sport torna domani a Clusone, l'appuntamento con il Criterium 648, manifestazione ciclistica organizzata dalla scuola ciclismo Cene, che propone una gara per allievi al mattino e una per juniores nel pomeriggio, con cuore nevralgico dell'evento in piazza Orologio. La manifestazione è stata voluta da un gruppo di amici per ricordare la figura di Danilo Fiorina. Gli atleti della categoria allievi saranno 130, 186 quelli della categoria juniores. La gara allievi partirà da Piazza dell'Orologio alle 9.45, il percorso toccherà anche Rovetta, Fino del Monte, Songavazzo e Cerete. La gara juniores prenderà il via alle 14, sempre da Piazza Orologio, e anche in questo caso sono previsti passaggi nei paesi limitrofi. E parliamo adesso di un'altra gara. A partire dalla prossima settimana va in scena una competizione virtuale da Valbondione al Curò. Per partecipare basta scaricare una app e percorrere il sentiero fino al rifugio, ma scopriamone di più. Una gara che durerà dal 10 agosto al 30 settembre, si chiama KM Curan. Spieghiamo che cos'è anzitutto. Allora, KM Curan è una virtual race, quindi una gara virtuale a cui tutti possono partecipare. Nasce dall'idea di noi di KM Sport e dagli amici del Rifugio Curò, Fabio e Angelo e tutto il loro staff.
e in poche parole funziona come una gara virtual sul classico sentiero dal Curò, quindi con partenza sul bivio per la strada per Lizzola, proprio dove parte il vero sentiero sulla via Curò, e dove troverete anche un cartello che indica la partenza, percorrendo tutto il sentiero classico, quindi la panoramica, e con arrivo appena prima del rifugio Curò, anche lì troverete un cartello dove c'è benvenuti rifugio Curò, sarà la fine della gara. È una virtual race, vuol dire che tutti possono partecipare semplicemente scaricando l'app di Strava, che chi bene o male nel mondo corsa, mondo bici conosce, un'app famosissima. Fare l'attività sul segmento, consigliamo di farla partire in prossimità, proprio come ho spiegato, della partenza, e stopparla proprio in prossimità dell'arrivo, in modo che sia il più preciso possibile. E una volta fatta l'attività basta rinominarla con KM Curan 2021 e quindi si entrerà nella classifica virtuale di questa competizione. Abbiamo dato molto spazio dal 10 agosto fino al 30 di settembre per potervi partecipare. Uno può andare a qualsiasi orario, quando vuole, e non c'è bisogno di nessuna iscrizione, quindi massima libertà. Non bisogna essere per forza dei corridori. L'idea è anche un po' per far conoscere le nostre montagne, comunque in questo periodo di difficoltà, per arrivare al rifugio Curò, che comunque è la perla delle nostre robe, è uno dei punti più panoramici e più spettacolari, e diamo la possibilità a tutti, giovani, ragazzi, anziani, chi vuole partecipare. Premetto una cosa, comunque a piedi, non con e-bike, è solo un discorso comunque corsa o comunque camminata veloce. E alla fine ci sarà una classifica, ci saranno dei premi? Sì, come ho detto prima, una volta che uno rinomina il segmento, quindi entrerà nella classifica, uno lo può ripetere anche più volte, quindi verrà preso il tempo migliore, verranno premiate le prime 10 donne, i primi 10 maschi, e poi comunicheremo la data dove verranno fatte le premiazioni, saremo noi con gli amici del Curò e ci saranno i premi un po' per tutti, chi finirà in classifica. Era l'ultimo servizio, adesso i programmi in onda su Antenna 2, iniziamo dal canale 88, questa sera alle 20.30 Blu Sport, alle 21.45 Mane Nobiscum, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 Pianeta Salute 2.0, alle 23.35 Eccellenze in Sanità, alle 23.50 Più Salute News e a 00:10 Musa TV, rubrica di cinema. Il canale News 218 alle 20 Caccia e dintorni, alle 21.30 il TG. Il canale sportivo 628 alle 20.30 Antenna 2 Sport, alle 21.30 Art Track. E adesso l'almanacco, domani è domenica 8 agosto, il sole sorge alle 6:07 e tramonta alle 20:45. La luna è nuova, sorge alle 5:33, tramonta alle 21:09. La chiesa ricorda San Domenico. È tutto anche per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordo, dopo il TG, l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Matteo Lacavalla. Buona serata e buona domenica.